quando si ci hanno proposto di venire all'Expo con questa iniziativa del CSO, siamo rimasti molto entusiasti, perché riteniamo proprio che questo binomio tra l'attività sportiva e il mondo agricolo sia un binomio fondamentale che possa aiutare a far conoscere meglio qual è l'ambiente agroalimentare, che cos'è la frutta, cosa vuol dire il consumo, cosa vuol dire il benessere legato proprio a questi due mondi. Sì, noi partiamo proprio dalla ricerca, quindi attraverso un consorzio che fa miglioramento genetico, poi le varie fasi sono l'attività di vivaio, quindi produciamo piante da frutto, produciamo circa più di 100 milioni di piante di fragole e 1 milione di piante da frutto tra melo, pero e ciliegi, e 1,5 milioni di porti innesti di mele e pero. Poi abbiamo anche produzione di frutta sia di aziende di famiglia che invece ovviamente produttori che conferiscono il prodotto a noi, e abbiamo una distribuzione di centri di ritiro in tutta Italia. E poi abbiamo la sede di Ferrara, dove abbiamo la lavorazione della frutta con lo stoccaggio e la commercializzazione della frutta fino sul mercato. Beh, penso che non sia mai abbastanza insegnarglielo, perché la frutta alla fine spesso diventa una cosa che si dimentichi. Invece io penso che è importante, ma sono soprattutto le famiglie che devono far imparare ai propri figli fin da piccoli che la frutta fa bene, che deve essere mangiata, ma già dal mattino anche essere mangiata per merenda, quindi deve essere un messaggio che non bisogna mai stancarsi di dirlo. Sì, sono molto contenta di aver ricevuto questo premio, perché un supereroe che prende i poteri mangiando frutta e verdura è una cosa fantastica. È importante e determinante, perché ti aiuta a reintegrare naturalmente anche tutto quello che consumi durante un allenamento, ti dà sazietà, ti dà freschezza, ti disseta e quindi ti mantiene in forma, naturalmente facendo una dieta equilibrata, comunque mangiando anche tutto il resto.